Famiglie nel pallone, episodio 6. Frank Lampard Senior e Frank Lampard Junior. Dalla Danimarca voliamo ora a Londra per raccontare il nuovo capitolo della rubrica Famiglie nel pallone. Parleremo di Frank George, il padre, e Frank James, il figlio. Entrambi assoluti protagonisti oltremanica, ma in ruoli e in squadre differenti. Frank Richard George Lampard nasce a Londra il 20 settembre 1948. Compie tutta la trafila nelle giovanili del West Ham, esordiendo in prima squadra a Lupton Park nella sconfitta per 3-2 contro il Manchester City il 18 novembre 1967. Verso la fine della stagione, il 27 aprile 1968, Frank si rompe una gamba nel 2-1 esterno sullo Sheffield United. Una battuta d'arresto che però non compromette la sua carriera e anzi, al suo ritorno, non uscirà più dalla prima squadra. Il primo trofeo arriva nella stagione 74-75, dove il terzino sinistro conquista la FA Cup battendo in finale il Fulham per 2-0. Ma il calcio, così come la vita, sorprende e nella stagione successiva arriva un altro tremendo stop. Gli Hammers si giocano la finale di Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht. A 3 minuti dall'intervallo e con la squadra di Lampard in vantaggio per 1-0, il difensore, nel tentativo di liberarsi di un avversario, resta impiantato coi tacchetti sul terreno e subisce un serio trauma allo stomaco. Se non bastasse, in quell'azione i belgi pareggiano, per poi andare a vincere il match per 4-2. La ruota gira nel 1980, quando è proprio grazie a un suo gol se gli Hammers superano in semifinale l'Everton all'Elland Road e raggiungono la finale di FA Cup contro l'Arsenal, che poi vinceranno per 1-0. Questo è l'apice della carriera per Lampard Senior, che nel 1980-81 sfiora un mini-double, conquistando la finale di Coppa di Lega e vincendo la Second Division. Dopo 660 partite e 22 gol tra campionato e coppe in 18 annate al club dell'Upton Park, alla fine della stagione 84-85 gli Irons gli concedono lo svincolo gratuito per accasarsi al Southend United, allora allenato da Bobby Moore, ex totem e capitano del West Ham e dell'Inghilterra mondiale. Questa parentesi dura però solo 38 presenze, poiché, in seguito ad una sequenza di persistenti infortuni, Frank Senior decide di dire stop. Tornato al West Ham come secondo di Harry Redknapp, perde il posto nell'estate del 2001, quando Redknapp, suo cognato, va al Portsmouth come Managing Director. Il 24 novembre 2008 viene quindi nominato Football Consultant del neo manager del Watford, Brendan Rodgers, che poi seguirà anche a Reading, per ricoprire il medesimo ruolo. Meno impattante è il suo contributo a livello di nazionale, dove colleziona solamente 4 presenze con l'Under 23 e 2 sole in nazionale maggiore, con la prima l'11 ottobre 1972 nel pareggio per 1-1 contro la Jugoslavia. Di tutt'altro spessore è invece la carriera del figlio. Frank James Lampard nasce a Londra il 20 giugno 1978. Studia presso la Brentwood School, una scuola privata di Brentwood, in Essex. Il ragazzo cresce in una famiglia dove assapora calcio ovunque. Oltre il già citato padre, infatti, in famiglia sono stati calciatori anche lo zio di suo padre, Harry Redknapp, anche un calciatore del West Ham, e il cugino, Jamie Redknapp, il quale vinse la Coppa UEFA nel 2001 con il Liverpool. Il rapporto con il padre è molto forte. Infatti, oltre ad aver dichiarato che suo padre è stato il suo eroe, in più di un'occasione dal genitore ha avuto modo di apprendere l'abnegazione per la vita sportiva, per il ricercare degli standard sempre più alti. La carriera di Frank
inizia nelle giovanili del West Ham, con l'esordio nel 1995, con la maglia dello Swansea City, al quale venne prestato per 6 mesi. Nel momento del suo ritorno al West Ham, deciderà di non lasciare più la sua terra per molti anni. Sotto la guida dello zio, acquisito Redknapp, che ha sposato la sorella gemella di sua madre, nel 1999 riesce a esordire nel campionato inglese, con la supervisione del padre, che nel frattempo diventa assistente del cognato. Il tecnico londinese è sulla panchina degli Hammers dal 1994 e in questi anni lancia tra i professionisti giocatori come Rio Ferdinand e Michael Carrick, prima di essere esonerato nel 2001. Nonostante questo, però, il rapporto di Frank con i tifosi è sempre stato complicato, con gli stessi tifosi che sembravano poco convinti del suo impiego. Dal 1997 al 2001 Lampard gioca sempre titolare, con la protezione dello zio Redknapp, che gli permette di debuttare anche in Europa, con 6 presenze nell'Intertoto del 1999 e 4 presenze nella successiva Coppa UEFA, in cui trova anche la sua prima rete al di fuori della Premier League. Nell'estate del 2001, il Chelsea si presenta alla corte del presidente degli Hammers e con 11 milioni preleva il centrocampista. Questa cessione rappresenta per Lampard Jr. la fine delle accuse di nepotismo e la sterzata alla sua carriera. Ad allenare i Blues c'è Claudio Ranieri, che gli fa subito capire che ha il talento per diventare uno dei centrocampisti più completi d'Europa. Dopo le prime presenze, dove manca di continuità, il 13 ottobre del 2001 Lampard scende in campo contro il Leicester e continuerà a farlo in maniera continuativa fino al 2005, senza però alzare nessun trofeo. Nel 2004 esordisce in Champions League, sempre per volontà dello stesso tecnico italiano. Sempre nello stesso anno, il patron Roman Abramovich decide di chiamare sulla panchina del club inglese José Mourinho, reduce dalla vittoria della Champions League con il Porto, in finale contro il Monaco. Grazie al suo arrivo, Lampard diventa l'assoluto protagonista della Premier, vinta proprio in quella stagione, esaltandosi nel 4-3-3 del tecnico portoghese. Al di là di una brevissima parentesi nella stagione 2007-2008, dove Lampard è costretto a vedere ridursi le presenze a causa di un infortunio, Frank è sempre presente con la maglia del Chelsea, raggiungendo quota 100 gol con la maglia dei Blues l'11 febbraio 2008 contro l'Huddersfield. Sempre in quell'anno contribuisce con un gol su rigore contro il Liverpool in semifinale di Champions a portare i Blues in finale, poi persa contro il Manchester United ai rigori, dove lui replica al gol di CR7. Nell'estate del 2008 Mourinho passa all'Inter. Gli accostamenti tra la bene amata e il centrocampista inglese si sprecano, tanto da vedere il tecnico portoghese agire in prima persona per far sì che l'operazione possa andare a buon fine. La trattativa sembra apparecchiata, operazione da 9 milioni, con un contratto quadriennale per il trentenne, da 30 milioni di euro in totale. Negli ultimi giorni di mercato, però, la trattativa fallisce e il tecnico dell'Inter si deve accontentare di Quaresma. Lampard, nel frattempo, trova la 100ª rete in Premier e il suo 150º gol da professionista. Dopo un anno di interregno, arriva sulla panchina dei Blues Carlo Ancelotti e la squadra riesce a vincere per la prima volta nella loro storia il Double, ovvero FA Cup e campionato, oltre che il Community Shield. Nonostante un ruolo tattico meno propositivo, con il tecnico italiano non muta il numero di gol, anzi arriva al suo record, 27 reti in 51 partite. Per diventare il migliore di sempre, bisognerà però aspettare la doppietta dell'11 maggio 2013, segnata all'Aston Villa. In quell'occasione Frank
supera Bobby Tembling, arrivando a quota 203 e diventando il miglior marcatore nella storia dei Blues. Prima però partecipa a drapo dragonista alla vittoria della Champions League con Roberto Di Matteo il 19 maggio 2012. Alza la prima coppa all'inizio della stagione 2013-2014, che coincide con il ritorno di Mourinho a Londra, lo spazio per il centrocampista inizia a essere poco e alla fine della stagione il Chelsea decide che non avrebbe rinnovato il contratto. Il matrimonio finisce dopo 13 anni e 648 partite disputate. Un mese dopo, circa, Lampard firma per il New York City, società fondata nel 2013 e di proprietà per il 75% del Manchester City. La società americana, in attesa di averlo pronto per la MLS, decide di lasciarlo in prestito per 6 mesi in Premier, proprio ai Citizens. Il tempo di permanenza aumenta a 12 mesi, con il centrocampista, che però scende in campo solo 2 volte per tutti i 90 minuti, ma trovando comunque 8 gol e attirandosi le ire dei tifosi della Grande Mela, che aspettavano il suo debutto in MLS. Debutto che arriva il 10 gennaio 2015, quando saluta l'Inghilterra per recarsi negli Stati Uniti. Scende in campo per la prima volta nel mese di maggio, nel derby perso per 7-0 contro i New York Red Bulls. La stagione non va però come previsto, e dopo una serie di infortuni e stop, a novembre la società decide di non voler rinnovare il suo contratto, spingendolo, a febbraio 2017, al ritiro a 38 anni, con 14 trofei in bacheca e più di 1000 presenze. La sua carriera in nazionale, invece, inizia in Under 21, nel novembre del 1997, dove colleziona 19 presenze condite da 9 gol. In prima squadra esordisce invece nell'ottobre del 1999, in amichevole contro il Belgio. Il primo gol con i Leoni arriva il 20 agosto 2003, nel corso dell'amichevole contro la Croazia. Il ritiro dalla nazionale arriva nel 2004, dopo 106 presenze e 29 gol. Da tecnico esordisce nel 2018 al Derby County. Arriva sesto in Championship, qualificandosi ai playoff, dove, dopo aver superato il Leeds da sfavorito, si deve arrendere in finale contro l'Aston Villa per 2-1. A luglio dell'anno dopo firma con il Chelsea, con cui debutta nella finale di Supercoppa Europea contro il Liverpool, perdendo ai rigori. Quella stagione arriva quarto in campionato, ma perde anche la finale di FA Cup contro l'Arsenal per 2-1. Viene esonerato il 25 gennaio del 2021, dopo aver battuto Luton Town al quarto turno di FA Cup, ma con la squadra al 9° posto in Premier, e avendo subito 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato. Il 31 gennaio 2022 subentra sulla panchina dell'Everton, 16° in Premier League, sostituendo Rafa Benitez. Ottiene la salvezza alla penultima giornata, grazie alla vittoria in remonta contro il Crystal Palace per 3-2, terminando il campionato al 16° posto. Purtroppo viene poi esonerato il 23 gennaio 2023, con la squadra al 5° posto in classifica. Ad aprile dello stesso anno c'è ancora il Chelsea nel suo destino. Viene infatti richiamato dopo l'esonero di Potter, con la squadra in quel momento che occupava l'11° posto in classifica con 39 punti. Terminerà il campionato al 12° posto, con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. Questo era Famiglie nel pallone, Frank Lampard Senior e Frank Lampard Junior. Grazie della visione e al prossimo video.